cagnolino. Non vedi? Ecco, è arrivato. Il prossimo brano è Ti aspetto con GT. Passo sotto la tua finestra, ma tu non ti affacci mai. Quando vai a messa ti porti dietro tutta la famiglia. Tu, concettina, non ti accorgi che mi sto struggendo per pensare a te? Ti aspetto alla fontana, ci vieni? Me lo devi promettere. Questo cuore ti deve parlare, senza di te non può vivere. Di autore anonimo, Ti aspetto con GT, voce solista Franco. Mi passa tanta volte per sta via e guarda sta finestra e sto balcone. Aveno sguardo di consolazione, perché sto cuore me non trova pace. Ma tu venire non t'afficcia mai, e i mestrui a sospra per te. Se porta a rete tutta la famiglia e finché l'occhio passa per la via, bene guarda chi te sospira presso, ma donde si accorta, donde si accorta ancora che i mestrui a sospira per te. Gabriella? Sto qui. Chiedo scusa, stavo... No, figurati. No, per sapere se dovevo andare avanti oppure per i tempi... Un vola vola, però prima, aspetta. Sì. Chiedo scusa. Per quello ti chiedevo. Allora, innanzitutto... Allora, prima ho visto un po' di persone che si sono alzate, no? L'ho detto scherzando il fatto di Chieti, cioè, sì. Altrimenti io farei un'unica provincia, ossia l'Abruzzo, perché alla fine le tradizioni teramane, aquilane, sì. Chietine e pescaresi sono le stesse. La bellezza di queste quattro città sono una più bella di un'altra, il cibo Abruzzo, vabbè io non è che... però mi piace cucinare, è il mio hobby preferito, e i talenti abruzzesi, che siano di musica classica, che siano di musica folcloristica e anche altri generi, così come tanti artisti. Perché i cantanti che hai nominato tu, meno male, sono tutte quelle quattro province, Montesilvano, Chieti. Esatto, sono tutte le province che abbiamo, sì, esatto, i più grandi artisti, abbiamo anche molti attori abruzzesi, tra l'altro, e quindi l'Abruzzo ci onora. Allora, a proposito di onore, una onorificenza molto importante al coro Francesco Paolo Tosti, da parte del Quirinale, da parte di Amnesty International, il Comune di Pescara e l'Associazione Musicarte, dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, questi due grandi
giudici che abbiamo voluto ricordare, ma non a parole, ricordare nel cuore. E ogni giorno stiamo assistendo nei vari mass media, si parla ancora di queste grandi persone, ma a volte anche in modo, personalmente non mi piace, la trattativa Stato-mafia. Sono stati due grandi che hanno avuto il coraggio di sfidare la mafia e lo Stato, Stato-mafia, che è la stessa cosa, insomma, alla fine. E loro hanno messo a repentaglio la loro vita, loro e anche la scorta, così come la moglie di Falcone, e che sia anche di insegnamento nel nostro piccolo. Non siamo giudici, non siamo magistrati, non siamo avvocati, per carità, però già il fatto di condurre una retta via con un buon senso di coscienza civile e civica, morale e anche culturale, penso che sia un onore per l'anima di questi grandi magistrati che abbiamo nominato. E vi invito, prima di ascoltare Vola Vola o anche un altro paio di brani, vi invito il 5 di settembre, a proposito dei magistrati, con la presenza di nuovo di Trifuggi, questo grande magistrato che io gli voglio un bene incredibile a questo uomo, perché è nato un affetto spontaneo, perché è un uomo che veramente ha dato tantissimo all'Abruzzo, ma ha avuto questa grande decurtazione, perché a volte la vita è brutta, è stata privata appunto della sua ragazza, della sua figlia, e noi cerchiamo di fargli passare una bella serata nel ricordo di questa sua figlia magistrato, anche lei, con il coro Armonia Mundi. Ma volevo chiamare prima Gianni Cordo, perché deve fare un piccolo annuncio. Non parliamo di province, basta. Non parliamo più di macchine parcheggiate lì. Prego. Sì. Anche qui, questa volta, vediamo se ho capito. Allora, un'unica provincia, musica, attori, cultura, cibo, e Maria Gabriella fa da testimonial del cibo, della bontà del cibo in Abruzzo, no? Okay. Cibo dietetico, dice. No, io non ingrasso, cioè mangio ma non ingrasso. Beata te, e qui si leva un coro polifonico, beata te. È così. Ma ti credo. Allora, solo un annuncio, 22 e 23 settembre, sabato e domenica, andrà in scena la edizione 2012 della Torre del Bardo, Shakespeare, il Riccardo III di Shakespeare. Due giorni, è un grandissimo impegno. La regia sarà di William Zola, come al solito, il cast è un cast importante. È un grandissimo impegno perché è fatto veramente col cuore, e in questo impegno ci sarà una cosa particolarissima. Queste giornate, queste serate, si svolgeranno ai Ruderi, quindi inaugureremo così ai Ruderi, sì, dalla parte di Viale Boghi, inaugureremo un'altra grossa parte di fruizione del parco, perché lì avremo la possibilità di sistemare 500-600 persone. Quindi è importante che Pescara, se mi permette Maria Gabriella, l'Abruzzo abbia questo ulteriore spazio di cultura e di fruizione. Anche quest'anno, dico anche quest'anno, forse l'anno prossimo non sarà così, anche quest'anno l'ingresso sarà libero. L'anno prossimo vediamo. Mettiamo la cassetta come ho fatto io, quindi ecco. Prendete un euro e mettete. Non vi mangiate un gelato che fa ingrassa.
se lo dice lei. Anzi, no, non fate così in casa. No, 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 capito. Mettere in una cassetta sanitaria. Le pizze sì. No, perché con un euro più di un cerotto non ci compri. Ma no, un euro moltiplicato 500 ci si paga andando alla SIAE e quant'altro. Visto i tagli che sta facendo questo disgraziato di Monti, chiedo scusa. Allora avete capito l'annuncio? Sì, sì, sì. Il 22 e il 23 settembre. Villa Sabucchi, William Zola, che cos'è? Shakespeare. Che pièce? Riccardo III. No, qua il microfono. Riccardo III. Ingresso? Ingresso gratuito. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva Gianni Cordova, viva la LAD, viva Villa Sabucchi. Grazie. Concludiamo la serata con il coro Tosti, ancora che ringrazio, il maestro Loretta Dintino, il maestro Diana Baboro. Vi annuncio già che il prossimo anno, lo diciamo, sì, lo diciamo, tanto porta sempre, quello che dico lo facciamo sempre, quindi il prossimo anno questa maestra, perché lei è professoressa di musica, porterà un'orchestra di 50 bambini che suonano musica classica. Io pensavo che era un'utopia, invece in Abruzzo ci sono queste realtà. Anche in un paese, a Ripateatina, c'è un'orchestra di 50 bambini che suonano musica classica. Ecco, qui è da ammirare questa cosa, perché è un lavoro durissimo, molto lodevole, e quindi veramente qui a Pescara apprezzeremo e voglio diffondere questo tuo operato e l'operato dei bambini, che dico sempre: mandate la lezione di musica, perché la musica rende il ragazzo più sensibile. E anche, tra l'altro, il ragazzo che studia la musica, l'ha detto il neurologo Antonacci in una giornata, va anche meglio a scuola, perché ci sono dei neuroni cerebrali che si sviluppano solo ed esclusivamente con l'emisfero destro, che comanda la mano sinistra, in questo caso il pianoforte si suona con due mani. Quindi invece spesso i bambini non sanno come passare il tempo, le mamme li ingozzano di Nutella, poi diventano obesi davanti al computer e anche un po' rincoglioniti. Ecco, imparatevi a cantare o a suonare uno strumento, che sicuramente non ha nessuna controindicazione, qualche un po' di artrosi, sì, violino, sì, vabbè. Vi ringrazio e noi ci vediamo il 5 di settembre. Grazie. Vi proponiamo la Savatarelle del maestro Di Pasquale, nonché mio insegnante di solfeggio in conservatorio, quindi ho un affetto particolare per questa canzone. E poi il canto, oddio, veloce veloce vola vola, subito. Ok, facciamo vola vola e basta, vola vola, vola in gola, dai. Vola.